Un centinaio di commercialisti, tributaristi, rappresentanti delle istituzioni ed associazioni di categoria, sala gialla della Camera di Commercio di Fermo, gremita in occasione del convegno organizzato dall'ente camerale Fermano e dall'Agenzia delle Entrate. Tema il contenzioso fiscale e tributario. La manovra di luglio ha reintrodotto la disciplina della definizione delle liti fiscali pendenti. L'applicabilità dell'articolo 39 della legge numero 98 è stata spiegata ai presenti in Camera di Commercio. Relatori Giovanni Mariani, capo ufficio controlli, e Paola Innamorati, capo area legale dell'Agenzia delle Entrate di Fermo. Presidente, possiamo parlare di una norma che va anche nella direzione di quello che è stato anche lo scudo fiscale, se vogliamo, cioè un qualcosa che aiuta a mettersi in regola con il fisco e allo stesso tempo per lo Stato a fare cassa. Vorrei un po' culturalmente spostare il ragionamento e dire che siamo noi gli artefici della nostra fortuna nazionale oppure delle nostre sventure. Poi le componenti ce ne sono tante e vediamo che la televisione ci dà tante motivazioni per cui ci troviamo in difficoltà. Però è chiaro che in un momento come questo, come sempre nei momenti di difficoltà, dobbiamo fare appello al senso di responsabilità, al senso di responsabilità anche fiscale, e qui credo che ci siamo. Però ecco, questo aspetto deve avere una giusta collocazione all'interno dell'azienda, all'interno delle persone fisiche, in modo che non diventi un'angoscia, ma diventi una consapevolezza che uno deve fare il proprio dovere, ma anche che se dovesse inciampare in un errore che è fatto in assoluta buona fede e che quindi è certo che non si può vivere con quest'ansia. Allora ecco, da qui questa collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, che mette in condizione i giovani che sono in corso di formazione, i professionisti che pure svolgono un ruolo primario, specie in questo settore, in fondo l'imprenditore si affida fondamentalmente ai propri consulenti, ma anche a una legislazione. Vediamo 1, 2, 3, 4 decreti nell'arco di pochi mesi, il che significa che quello che era vero 4 mesi fa non è più vero oggi, che poi ogni decreto e ogni circolare ha una sua interpretatività. E allora ecco, cerchiamo nei limiti, e stavo ascoltando anche con quanta difficoltà si illustra questa opportunità, no, di questo, chiamiamolo così, questa possibilità di chiudere contenziosi in atto, e facciamo in modo di conoscerli in maniera puntuale, di conoscerli a livello professionale, di conoscerli anche come singolo, perché è ovvio che ognuno è a conoscenza delle proprie posizioni, capisce se per dormire tranquillo ha un dubbio è opportuno accedere a questa, chiamiamola opportunità se vogliamo. Io credo che sia bene farlo. E allora, per far arrivare questo dato e questa notizia, l'Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio, l'Ordine dei Dottori Commercialisti, le associazioni di categoria cercano di divulgare e di dare più chiarimenti possibili attraverso naturalmente gli esperti dell'Agenzia delle Entrate, perché poi è con loro che andiamo a confrontarci. Questo è l'intento. Poi che questo di riflesso significhi anche, perché no, portare soldi nelle casse dello Stato, e quindi, come diceva nella domanda, possa anche indicare che in qualche modo si va a risolvere, questo è implicito, è conseguenziale. Ma quello che mi piace che ci possa stare è una consapevolezza del ruolo che abbiamo come contribuenti, ma anche, e ho sentito interventi dei tecnici dell'Agenzia delle Entrate, di una disponibilità nei limiti che la legge consente a considerare, ecco, uso un'espressione che è stata usata lì, non con arroganza, l'utente, perché in fondo si capisce che è un lavoratore che fa il proprio mestiere per mandare avanti questo paese lo stesso, seppure con interessi anche privati ovviamente. Il convegno organizzato in Camera di Commercio a Fermo spiega dunque come fare la pace col fisco. Aziende e privati che hanno un contenzioso in atto con l'Agenzia delle Entrate per un valore non superiore alle 20.000 euro possono mettersi in regola con la disposizione contenuta nel decreto legge numero 98 del 2011, articolo 39,11. Possono cioè chiudere la lite le aziende ed i privati versando una quota ridotta in base al grado di giudizio, all'esito ed al valore della controversia.
L'obiettivo appunto è quello di definire al meglio queste liti fiscali minori, come ha detto già lei, sono liti fiscali che riguardano appunto i piccoli contribuenti perché non riguardano i grandi contribuenti, quindi non possiamo parlare di generalmente un condono, ma di una sanatoria che mira a recuperare un po' il rapporto tra il fisco e il contribuente, soprattutto per i contribuenti, quelli cosiddetti minori, oppure per liti, appunto come dice la norma stessa, di importi non superiori a 20.000 euro. Questo Presidente, dunque, volendo fare un esempio, giusto per semplificare, cioè un'azienda che ha fatto ricorso fino a 20.000 euro o per una quota inferiore a 20.000 euro, ecco, che cosa sì, può fare? Può definire in maniera agevolata questa lite attraverso il pagamento di magari il 10%, poi a seconda della gradazione del contenzioso questa aliquota aumenta, può definire questa lite e quindi recuperare quel rapporto sereno con il fisco e evitare anche dispersioni di tempo in contenziosi che durano, come sappiamo, sono cronici, durano anni e anni. Fondamentale per privati ed imprese sfruttare al meglio la disciplina che permette di mettersi in regola con il fisco. Nella sostanza, i contribuenti che hanno un contenzioso possono risolverlo versando entro il 30 novembre importi inferiori usando il modello F24 ed il codice tributo 8082. Chi non l'ha ancora fatto può fare domanda in via telematica sito www.agenziaentrate.gov. C'è tempo fino al 2 aprile. Dall'uscita della norma gli esperti dell'Agenzia delle Entrate si sono profusi nello spiegare dettagli e sfaccettature della procedura. Chiarito che la risoluzione pacifica dei contenziosi fiscali permette di versare quote ridotte, questi sono i numeri, si possono versare 150 euro se la lite non supera i 2.000 euro, il 30% dell'imposta se non c'è stata ancora alcuna sentenza, il 10% dell'imposta se il contribuente ha già una sentenza provvisoria favorevole, oppure il 50% dell'imposta se la sentenza provvisoria è sfavorevole. Tra i quasi 6.000 contenziosi in regione, imprese private che potrebbero usufruire della sanatoria, 2.060 sono della provincia di Ancona, 1.360 di Macerata, 1.220 di Pesaro Urbino, 800 di Ascoli Piceno, 420 di Fermo. Le direzioni provinciali delle agenzie delle entrate hanno iniziato in questi giorni a spedire ai contribuenti interessati apposite comunicazioni contenenti le istruzioni e le modalità per l'adesione alla definizione agevolata. Il nostro Paese in questo momento vive un momento sicuramente drammatico sotto molti punti di vista, però non si può dire che la pubblica amministrazione sta ferma. Grazie a normative recenti, infatti oggi si parla proprio di un aggiornamento normativo avvenuto nel mese di luglio con un obiettivo preciso, quello di snellire le procedure giudiziarie e le procedure tributarie in questo caso. Il contenzioso è tanto perché oggi la possibilità di ricorrere a un avvocato ce l'hanno un po' tutti. Le imprese sono sempre pronte a difendersi dal loro punto di vista, insomma. E quindi è necessario poter procedere abbassando i limiti economici del contenzioso, quindi di procedere con maggiore snellezza. L'obiettivo primario, bisogna dire un plauso all'Agenzia delle Entrate che ha voluto ufficializzare questo con tutti i commercialisti che sono parte integrante di questo sistema, snellire le procedure, questo è l'obiettivo. Su questo fronte anche in prefettura io andrò via presto perché avremo un incontro analogo con l'obiettivo di snellire e di facilitare i rapporti col pubblico, insomma, anche da parte dei comuni in prefettura, da parte delle imprese e delle famiglie qui stamattina alla Camera di Commercio.